down finito, finalmente la finale. Sì, una bellissima emozione essere qua, è la mia prima, devo dire un gigantesco grazie ai ragazzi che mi ci hanno accompagnato in questa avventura e siamo arrivati fino a dove volevamo arrivare. Questo era il nostro sogno, all'inizio dell'anno ne abbiamo parlato subito e essere qui per noi è un grande onore e credo una grande soddisfazione per tutto quello che abbiamo profuso nell'ultimo periodo soprattutto. È stato un bellissimo cammino quello di quest'anno, c'è stato qualcosa che a un certo punto ci ha messo in grande difficoltà, siamo riusciti con tutto il gruppo e tutta la squadra a far fronte a questa difficoltà, abbiamo speso tantissimo, adesso siamo qui e siamo finalmente tutti quanti e molto focalizzati verso la finale di domani. E tutto quello che avremo lo metteremo in campo e credo che questa squadra abbia davvero tutto quello che in questo momento può servire a lei per competere nella partita di domani. È stato un finale di stagione un po' complicato, soprattutto per via degli infortuni. Come sta la squadra? Insomma, come arriva la squadra a questo appuntamento, che è l'appuntamento della stagione? Ma hai detto una cosa secondo me che ha un grande valore, è stato complicato e ci siamo veramente arrovellati per uscire da questo momento complicato. Credo che sia stato un momento nel suo essere negativo, nei risultati, molto positivo per poter arrivare più uniti e più coesi, anche se forse non in una forma meravigliosa, a questo evento. Credo che questo aspetto sia preponderante rispetto alla forma perché dà tanto alla testa e la testa può dare tanto al fisico. Ma la via Sbertoli come stanno? Stanno, no, stanno. Sono in un mood positivo e questo è quello che più ci ha occupato in quest'ultimo periodo. Abbiamo anche parlato tanto, oltre che lavorato tanto, siamo riusciti a mettere insieme qualche buon allenamento nell'ultimo periodo e credo che questo sia quel percorso che serva per arrivare qui pronti e preparati. Come ho detto con i ragazzi, quello che abbiamo, abbiamo, quello che importa è fare di tutto perché quello che abbiamo si esprime in campo. È inutile stare a recriminare sul fatto che potevamo avere quell'1% in più se avessimo fatto chissà che cosa. La cosa importante è constatare quello che abbiamo, che è tanto, fare tesoro di quello che abbiamo fatto durante l'anno, che è tanto, e metterlo tutto in campo domani. Avete subito la maledizione di Berlino quest'anno, perché l'anno scorso è successo a Perugia e quest'anno è successo a voi. Dopo Berlino le squadre italiane che dominano hanno un momento, voi era anche più giustificata dagli infortuni forse. Ma guarda, se stiamo a guardare semplicemente quello che sono state le aspettative che questo gruppo si è meritato e poi i risultati che abbiamo ottenuto, credo che tu possa anche avere ragione, ma credo che non si debba mai dimenticare che questa squadra da quella a Berlino ha ottenuto una qualificazione in semifinale e poi una qualificazione in finale di Champions, abbia ottenuto comunque quella qualificazione e poi abbia passato il turno con Modena e sia arrivata a 2 punti da arrivare in finale. In una situazione che condividevo con i ragazzi, non è mai successa storicamente a nessuna squadra in Italia. Stare quasi 2 mesi senza il palleggiatore titolare in un momento incredibilmente importante della stagione e riuscire a rimanere coesi, a spendere tutto quello che avevamo per poter portare la squadra il più avanti possibile. Poi se guardi alle aspettative create appunto in base a questo, quindi il poter andare in finale o il poter andare in Champions League nel terzo o quarto posto, ti posso anche dare ragione, ma secondo me manca un pezzo importante, cioè quello che questa squadra in quelle condizioni è riuscita a fare. Qual è l'aspetto che ti lascia più fiducioso per la partita di domani, per affrontarla? Ma la qualità della squadra intesa come gruppo, intesa come quando ci siamo tutti quello che riusciamo a fare e sono davvero molto fiducioso per questo, perché questa squadra quando è riuscita a ritrovarsi tutta insieme, parlo delle primissime partite quando i ragazzi sono arrivati, perdonatemi il termine, spappolati dalla nazionale, però sono riusciti a stare in campo insieme e a dare tutto quello che avevano. E io confido nel fatto che questa squadra qua e questi ragazzi qua insieme riescano a fare altrettanto domani, anche forse in una non perfetta condizione fisica.